Fammelo vedere, va. Gente allegra. Bravi, fatevi l'applauso, bravi. Questa la dedico al mio amico Angelo Tedde, amico fraterno, che è venuto a trovarmi stasera. Grazie di cuore, come sempre. Bene, allora, siamo rimasti, insomma, siamo un bel po', e quindi allora facciamo un esperimento, va. Io lo faccio sempre, però prima vi racconto un aneddoto veloce, no? Sono arrivato, sono andato in quella trasmissione uno mattina, no? Sono arrivato a Fiumicino, arrivato a questa, lo racconto ogni tanto nei miei spettacoli, no? Grazie dell'entusiasmo anche a te. A un certo punto sono arrivato a Fiumicino, arrivato a questa limousine, sono andato a questo uno mattina, presto quella trasmissione, no? È arrivata questa limousine, ho detto, ma che ci faccio in limousine? Io abito in campagna, gli dico all'autista romano, mi piace la vita semplice, l'autista romano mi fa, au! L'importante è che la RAI caccia i sordi. Gli ho detto, no, veramente i sordi della RAI li cacciamo noi. Poi dice, ti dispiace se andassimo a prendere questo personaggio? Andiamo a prendere questo personaggio. Si apre la portiera, mi allunga la mano, mi fa, piacere Mughini. E io, piacere Mugoni, ma mi stai prendendo in giro? Era Giampiero Mughini. Porca miseria. E poi a un certo punto arriviamo ai cancelli della RAI, è arrivato, sono arrivati gli autori, e Mughini era davanti, io per questione di altezza ero dietro, non mi vedevo. Siamo arrivati, aperto la portiera Mughini, arrivano gli autori, salve signor Mughini, la stavamo aspettando, ma stavamo cercando anche certo Mughini. Ho aperto la portiera gliel'ho detta alla sarda, miso in oghe, questo mi è successo alla RAI. Thank you very much. Bene, allora mettiamo le mani così, non sono Casella signora, mettiamo le mani così, ok, come io faccio così voi date un colpo secco tipo schiacciare zanzare, siete pronti? Però bello sostenuto, Ocio. No, andiamo a tempo se non piove. Un po' più forte. Un po' più forte. Lei era fuori tempo, per cortesia, Adesso lo rifacciamo. Parti con la base della Maddalena, vai. Mani su. L'abbiamo fatto prima, Allegria e luce sia. Inquadra questo bel pubblico. Salutate, salutate. Buongiorno. Questa la manda Fiorello. Su! Tempo! Sveglia che la guerra è finita, anche la crisi. A Gianmario, a Francesco. Giorno di sole, io Pasquale Salvatore con la mia 600 via che viaggiavamo su 60 direzione verso il mare, ho imboccato la statale, mi ha fermato la stradale, sento pezzo di verbale. Con la voce del tenente favorisca la patente, guarda l'assicurazione, già mi sale la pressione, ma l'ho già scaduto, io mi sento già perduto, spero che mi lasci andare, ma mi svento le verbale. Dietro quella curva cosa vedo? I carabinieri, che sfiga, non si può andare avanti così. Una volta mio nonno l'acqua la prendeva così, adesso i tempi sono cambiati. Oh! Alla chitarra ci siete voi, al basso ci sono io. Lui mi guarda da lontano, io lo lento piano piano, ma cammina senza fretta e solleva la paletta, forse qui si mette male, la paura mi riassale, con il passo da felino si avvicina al finestrino. Dica pure brigadiere, ho la strizza nel sedere, lei non usa la cintura, mi ritorna la paura, come lisce revisione, anche l'assicurazione è scaduta un mese fa. Paravaravaravà, paravaravaravà. Ma chi me l'ha fatto fare? Ad andare al mare, prendendo la statale, e poi triste, mentre la radio canta, su per la pianura, cosa vedo? Vedo la finanza. Cioè, ma ti rendi conto? Ma porca miseria, Oh, siamo della stessa altezza io e te. Fatto fare ad andare al mare prendendo la statale, ma chi
me l'ha fatto fare ad andare al mare prendendola. Ma chi me l'ha fatto? Per andare dove? A venire a Nul, a Tresurra, a Posa Marie, a Orange, al Poè, alla Pineta Mugò, e beh, vicino a Maria P, a Sinti. Ma chi me l'ha fatto? Trattenetevi, questo pezzo dura 3 ore e un quarto, Ma chi me l'ha fatto? Grazie signori, onore e piacere. Ciao! Oh, facciamo un bel finalino insieme, vai! Tempo! Inquadra il pubblico, vai! Grazie Angelo!